Luigi Pezzoli era mio marito, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, tanti tanti, io avevo 15 anni, lui era un po' più vecchio di me, siamo stati assieme il resto, la rimanenza di quello che purtroppo è rimasta la sua vita, che se n'è andata precocemente, abbiamo fatto un figlio assieme. E lui si è trasferito a Bologna sia per me che poi per lavoro, perché da lì poi sono partite tutte le attività che lui ha avuto e che ha poi svolto negli altri anni della sua vita. Lui la passione per il disegno l'ha avuta sempre, fin da piccolo, infatti suo fratello Abele ha ancora a casa dei disegni che aveva fatto, dei topolini, delle cose che aveva fatto quando aveva 5-6 anni. Poi ovviamente i suoi studi sono diventati seri, quindi ha fatto proprio l'istituto d'arte, si è laureato all'Accademia di Bologna in pittura. E poi ha continuato a dipingere, a fare diverse tecniche, dall'acquarello, all'olio e alla china. Le sue collaborazioni sono state tante veramente, perché sono dalle cose più banali, tipo gli adesivi per alcuni grossi negozi di Bologna, a delle insegne che ha fatto sia per Argenta che per Bologna. Alle cose più significative che vanno dalla collaborazione con la Malipiero per illustrazioni di libri per l'infanzia alle ultime sue attività legate al Resto del Carlino, quindi le vignette che uscivano quasi quotidianamente sul giornale e alla Tribuna, che è un altro quotidiano di Bologna. Per me, se vediamo la sua mano felice in questi bozzetti, anche quest'umorismo, questo sarcasmo che penso che piaccia, è stato apprezzato e spero che continui a essere apprezzato ancora. In gioventù, quando ancora si dormiva in camera assieme prima che ci sposassimo tutti e due, aveva un po' di incubi perché io la notte andavo in sonnambolo e tante volte mi trovavo a letto con lui e lui si spaventava molto del sonno. Sono venute circa un centinaio di persone tra gli amici argentani e gli amici bolognesi e quindi li ho trovati veramente, calcolando che Luigi manca da 7 anni e quindi un amico se lo può anche dimenticare, questo a loro non è successo e mi ha fatto molto piacere. Sì, io volevo ringraziare il Comune d'Argenta perché ci ha permesso di realizzare questa mostra.